Un saluto da Dottor Palmas, ragazzi. In questo video vi faccio vedere come riconoscere una clinica che lavora bene da una che lavora male. Questo è un video molto importante e un tecnicismo che è fondamentale se stai cercando di capire dove curarti all'estero o anche in Italia e devi fare un lavoro di arcata completa. Per arcata completa si intende quei casi gravi di pazienti che hanno perso completamente la dentatura e il protocollo internazionale standard prevede che i denti debbano essere avvitati sopra gli impianti. Questo è un piccolo, piccolissimo dettaglio che fa tutta la differenza sul lungo periodo. Il paziente che deve rimettere tutti i denti è un paziente che deve metterli sopra gli impianti dentali, è un paziente che può essere curato bene o curato male e questo dipende dal tipo di protesi che gli si monta sopra. È un po' come il paragone che io faccio sempre con le automobili, come comprare una macchina con le ruote, quindi le protesi incollate oppure avvitate. Nel caso di problemi, bisogna poter svitare le ruote o i denti per andarli a riparare, a sostituire, oppure se si vuole passare a delle linee superiori nei decenni futuri. I denti sono infatti la parte protesica che si consuma negli anni che viene sottoposta a usura perché è la parte che lavora. Gli impianti dentali vengono connessi con i denti attraverso, la componente che si chiama abutment o pilastro. Quando perdiamo un dente si monta sopra l'impianto un pilastro lungo e su di questo si va a infilare sopra a cappello il dente. Questo è un qualcosa che ci deriva dalla protesi classica su dente naturale. Infatti su dente naturale si fanno le cosiddette capsule che vengono incollate. Per il semplice fatto che il dente naturale non ha un foro all'interno per una vite, ma c'ha il nervo all'interno. Allora, l'unico modo di mettere i denti sono denti incollati, cementati. Quando sono stati creati negli anni 70 gli impianti dentali, ci siamo portati noi dentisti dietro, i protesisti, la tecnica di rimettere sopra l'impianto una simulazione del dente limato che si chiama abutment, sul quale veniva incollato poi il dente. Si è visto poi negli anni successivi che in realtà questo concettualmente non aveva senso, perché dal momento in cui avevamo un impianto e dovevamo mettere una connessione, quindi un pilastro di connessione, il pilastro sarebbe potuto essere semplicemente un piattello sul quale poggiare la capsula e avvitarla. In questo concetto di protesi scompare del tutto il cemento, la colla, che era la parte debole quando si andavano a incollare le capsule, perché la colla, quei liquidi salivari della bocca si scioglie negli anni, dopo 10 anni si scioglie. Quello che succede è che al posto della colla sotto si infiltra la saliva, con la saliva ci sono i batteri, tutto attorno all'impianto si sviluppa un biofilm che porta poi l'impianto a la gengiva a staccarsi dall'impianto e viene quella che si chiama la perimplantite. Questo concettualmente è stato superato quando sono state introdotte, anni dopo l'uscita degli impianti, le protesi avvitate. Quando si mettono più impianti, quindi non si perde un dente, ma si perdono tutti i denti, quindi si devono fare arcate complete come quella che vi faccio vedere ora a monitor, questi sono casi in cui i pazienti hanno gli impianti dentali che non hanno, vedete qua sotto, tutti la stessa inclinazione. L'impianto si mette nell'osso là dove c'è osso. Quello che succede però è che gli impianti hanno tutti assi divergenti tra loro. Allora lì c'era il problema. Come facciamo a mettere noi una protesi incollata sopra a degli abutment che hanno tutti assi divergenti? Non si può. Concettualmente non si può. L'unico modo che rimane è limare a schifo i monconi pilastri che escono dalle gengive. Questa è la pratica scorretta che viene fatta da chi non capisce granché di protesi su impianti, perché le protesi su impianti non si fanno così come vedete a monitor, ovvero non si possono far uscire dalle gengive dei pilastri, andarli a limare in bocca e sperare che poi quando si inseriscono le protesi a cappello, che concettualmente sono qualcosa di datato, di veramente scorretto, che queste protesi calzino puff in maniera precisa, micrometrica, anzi ci saranno delle frizioni, dei gap, e questi gap avranno un cemento che è
contiene molto più spesso di 12 micron che si scioglierà rapidamente nella saliva. Questi sono degli esempi di protesi che ho trovato su internet, potete andare voi sulle pagine Facebook dei dentisti che state prendendo in esame, fate questo esercizio, sfogliate le loro pagine, andate a verificare se vedete dalle gengive uscire pilastri come questi, quelli sono dentisti che monteranno sopra gli impianti delle protesi con un vuoto, vedete qua il vuoto che c'è dentro alla protesi per la colla per poi essere calzate su quei pilastri e incollate. Se notate queste protesi che ho preso sempre dalla pagina Facebook di un dentista albanese, non si vedono i fori, perché? Perché non sono protesi avvitate, nelle protesi invece avvitate si vedono i fori. I fori sono i passaggi per i cacciaviti che noi dentisti andiamo a utilizzare per stringere le strutture che sono queste che vengono poggiate sugli abutment. Esistono quindi degli snodi che si chiamano multi-unit abutment e li vedi ora qua a monitor. Esistono dei gradi di angolazioni differenti perché gli impianti possono avere dentro l'osso delle angolazioni differenti. Esistono di altezze e spessori differenti perché gli impianti possono essere più o meno sotto gengiva. Quando il paziente viene da noi in Moldavia e noi andiamo a montare i multi-unit sopra gli impianti dentali, andiamo a selezionare degli multi-unit che non sono tutti uguali, ma sono tutti diversi tra loro. O lo scopo è far tornare la quadra e andare a ad avere poi un piatto di snodo sul quale viene poggiata la protesi. Una volta appoggiata questa protesi sopra agli impianti, viene stretta con i cacciaviti la protesi, ma non c'è colla. Non c'è colla, vi faccio vedere qua la differenza. Questo è un lavoro pulito dove viene poggiata poi sopra la protesi. Questo è un lavoro sporco dove dovrà essere infilata la protesi con la colla. Fate molta attenzione perché questo è un piccolo piccolo dettaglio che fa molta differenza. E ora vi spiego perché. Perché molti dentisti usano le protesi con la colla. Il motivo è uno e uno semplice: che esistono degli impianti che costano meno, che sono degli impianti monofasici, ve li cerco per esempio qua. Allora, impianti monofasici, c'è una sirena di una. Questi sono gli impianti monofasici, sono dei monoblocchi praticamente, si avvita l'impianto e dalla gengiva uscirà questo perno che verrà limato in bocca al paziente. Questa è odontoiatria vecchia, antica. Noi al nostro policlinico non abbiamo mai usato impianti monoblocco o monofasici, ma fate attenzione perché nel mondo esistono moltissimi dentisti che usano impianti monofasici. Questi vanno bene quando si deve mettere un solo dente, quando si deve ricostruire completamente la bocca, assolutamente questo non è il gold standard a livello mondiale. Sono viti concettualmente antiche, sono i primi disegni questi di impianti dentali che sono usciti nel commercio e sono stati sostituiti poi dagli impianti bifasici. Bifasici, ovvero di due fasi, che sono composti così da una vite, il pilastro che raccorda poi la capsula o corona. Sono stati poi inventati dei monconi a piattello come questi, che sono i multi-unit abutment, quelli che vi stavo facendo vedere del video. Sono dei conetti sui quali si poggia passivamente la protesi. Una volta appoggiata la protesi, c'è una vite che permette di stringere la corona, la capsula avvitata. Per esempio, corona avvitata. Vi faccio vedere ora una corona su un impianto avvitata. Questa è una corona avvitata su un impianto. Queste sono corone avvitate sugli impianti. Si vede perché hanno i fori di passaggio. Esistono poi delle corone che sono invece cementate e queste sono delle corone che vengono fatte o perché il dentista usa degli impianti monofasici che costano meno dei bifasici, e qui è spiegato tutto quanto, oppure utilizza dei pilastri dritti che costano meno dei multi-unit.
Questi snodi multi-unit costano leggermente di più, ma permettono di fare delle protesi passive. Le protesi passive, quindi oggi hai capito quelle che sono le protesi passive che devono essere avvitate sugli impianti, permettono di mettere protesi fisse senza avere tensioni sugli impianti. Quando si creano tensioni sugli impianti, perché le protesi vengono infilate sui pilastri dritti limati, si creano delle tensioni. Queste tensioni non fanno bene all'osso che sta attorno all'impianto, che verrà riassorbito e si perdono poi gli impianti. Quindi esistono lavori fatti bene e lavori fatti male. Questa è una di quelle piccole cose che il paziente non sa perché non è un dentista, e che il dentista, se in malafede vuole risparmiare sulle componenti che deve usare tutti i giorni per lavorare, non gli spiegherà. Noi ve lo stiamo spiegando e c'è un motivo. Il motivo è che noi ci posizioniamo a livello europeo come clinica di fascia alta che fa lavori con standard internazionali. Non siamo qua per truffare i nostri pazienti, ma siamo qua per durare 30 anni e passa, e facciamo corsi con dentisti che vengono da noi e insegniamo la pratica corretta. Spero di esserti stato d'aiuto, di averti dato una chicca oggi che farà la differenza per te, che magari ti stai avventurando nella selva oscura della scelta del dentista. Non importa se in Italia, Francia, Germania, all'estero, Croazia, fai attenzione che dove tu ti stai orientando vengano utilizzati multi-unit abutment, che vengano fatte protesi avvitate. Un saluto da dottor Palmas, qui dalla Moldavia dove opero al Policlinico SOS Turismo Dentale, un fiore all'occhiello dell'Est Europa che fa solo ricostruttiva completa della bocca e utilizza i migliori standard a livello internazionale per l'esecuzione di lavori così complessi.